Per me poter lavorare con Bulgari è quasi come un sogno di una bambina che si è avverato. Sono nata vicino a Piazza di Spagna e quindi il negozio di Via Condotti era un percorso usuale e ho sempre sognato davanti alle vetrine di Bulgari. Mi sono trovata sempre appassionata dei gioielli e ho incominciato la mia carriera in questo mondo. E il mio rapporto con Bulgari vero e proprio è iniziato nel momento in cui ho scritto la prima monografia nel 96 e da allora mi sono occupata sempre di Bulgari e soprattutto alla ricerca di materiali e anche di gioielli. E la mostra celebra i 125 anni dalla fondazione di Bulgari, che appunto fu nel 1884 a Via Sistina 85. E la mostra ripercorre questo lungo percorso di creatività di 125 anni. Quindi le prime sale della mostra sono dedicate agli argenti, Bulgari nasce come argentiere, poi all'art déco, ai gioielli degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, e per poi vedere i gioielli indossati dalle dive del periodo della Dolce Vita, come per esempio questa collana qui indossata da Gina Lollobrigida, mentre questi orecchini qui posseduti da Anna Magnani, per non parlare poi di tutta la collezione della Elizabeth Taylor, a cui appunto la mostra dedica una sala riservata esclusivamente ai gioielli della Liz Taylor, che è una grande estimatrice dei gioielli della Casa Bulgari. E poi mano a mano il progredire fino ai nostri giorni. La mostra infatti culmina con degli esemplari straordinari di alta gioielleria prodotti nel 2009. Mettere in scena i gioielli di Bulgari non c'è veramente bisogno, nel senso che sono già straordinari perché esistono, perché sono così, senza niente di più. Però fare una scenografia con questi oggetti è una cosa che va un po' rilegata, bisogna considerare lo spazio dove sono esposti, sapendo anche che il gioiello isolato manca un po' della presenza femminile di cui è fatto per essere adagiato sopra sulla pelle di una donna. La sera in cui ci sarà questa inaugurazione sarà riempito di gente, con tutte le persone passeggiando attraverso queste trasparenze. Le stesse persone che sono qua indosseranno questi gioielli. Questa per me è la magia, secondo me, che c'è il connubio della scenografia e l'oggetto presentato, diventa un po' dinamica, diventa appunto affascinante. Immagini, suoni, tutte queste cose qua messe assieme creeranno, secondo me, un attimo di entusiasmante, bello, che sarà diviso da tutti i partecipanti. Thank you.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. And then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Quest'anno celebriamo il 125esimo anniversario della nostra storia e abbiamo voluto quindi celebrare questo avvenimento con la prima grande retrospettiva sulla nostra attività da quando siamo nati ad oggi. Quindi un evento estremamente importante che viene tenuto qui a Palazzo delle Esposizioni a Roma, dove per 4 mesi questa retrospettiva sarà disponibile al pubblico. Un grande evento, dicevo, perché in pratica, se volete, la storia dell'attività dell'azienda, in particolare quindi del suo stile e delle relazioni che l'azienda ha sempre avuto con le celebrities di ogni periodo. Forse la persona più importante da ricordare è Liz Taylor, che ci ha prestato una collezione bellissima, ma ci sono anche tante altre attrici come la Magnani, la Lollobrigida, la Loren e tante altre come loro. La mostra è bellissima e di grande prestigio, è bellissima perché il setup è veramente spettacolare
e anche perché ci sono più di 500 oggetti vintage in esposizione. È una mostra molto prestigiosa perché è al Palazzo delle Esposizioni ed è in fondo un grande riconoscimento al lavoro che noi abbiamo fatto in questi 125 anni di storia, se in Italia un'istituzione così prestigiosa come il Palazzo delle Esposizioni ci dedica una mostra di così grande rilevanza. Thank you.